Quindi siamo contenti perché ha indovinato, era gladiatore, era il gladiatore. E a proposito di gladiatori, Angelo, tu sei un gladiatore in questo senso, perché tu vai a scoprire artisti ovunque. Devo veramente farti complimenti perché attraverso la tua pagina Facebook tu fai questo regalo a me, perché innanzitutto conoscere artisti nuovi per me è veramente un dono, e anche a loro, e quindi sono contento. Ti passo la parola perché so che adesso tu curerai una rubrica. O no? Certo, certo. Curerò questa rubrica che praticamente darà spazio a tanti artisti che possano essere musicisti o piuttosto che ne so, danzatori, visto che adesso ci sono anche un sacco di spettacoli. Olè! O cantanti, non lo so. E ne abbiamo già in riservo alcuni, no? E infatti oggi abbiamo già il primo, che è in linea con noi. Pronto? Pronto. Pronto. Ciao. Ciao. Ciao, allora tu sei, se vuoi raccontarti un attimino ai nostri ascoltatori, quindi presentarti magari brevemente dicendo chi sei, sì, da dove ci chiami. Sì, io sono Enzo Termine, sono nato a Palermo e vivo da 30 anni a Latina e da qualche anno a Sermoneta, un bellissimo paese medievale. Sì, 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 molto sono bello. Sono un musicista, compositore, cantautore e scrittore. Di ben 63 anni, però non mi difendo. Sì, ma io ho visto dalla foto comunque che non, anche se hai 63 anni e anche a sentirti dalla voce cantare, infatti poi avremo occasione di sentirti in un brano dei tuoi e quindi diciamo che non dimostri l'età che hai, quindi se non lo dici bene tutto. Ascolta, ti volevo fare una seconda domanda, perché io mi sono preparato tre domandine, no? La prima, quindi, hai già detto che sei di origine siciliana. La seconda, com'è nata l'idea, quindi, e la passione per la musica? Ossia, è iniziata, diciamo, in età avanzata o da piccolino che tu, diciamo, coltivi la passione per la musica? Mia madre, ho un fratello un po' più grande che studiava al conservatorio e quindi la musica in famiglia girava, la musica comunque seria, classica. E a 12 anni mia madre mi diede 60.000 lire, quindi pensa un po' che sacrificio fece dai suoi risparmi, mi disse: tieni Enzo, vai a comprarti la chitarra. Come? Sì, dai! Andai a comprare la chitarra e lì iniziai a studiare. E diciamo, con questa passione studiai lo stesso il liceo del nautico e diventai ufficiale di marina e al primo imbarco a 19 anni il comandante mi disse: ma che c'hai in quella custodia, la lupara? Ho detto: no, questa è la mia chitarra. Ah, facci sentire qualcosa. E lì cantai una canzone e a fine brano il comandante mi disse: termine, capitano, se quando torniamo in Italia non sbarchi e vai a fare questo mestiere, ti butto io dalla nave. Ecco, quindi è una passione. Beh, certo. Bene, bene. Adesso la terza domanda, quella che parla un po', diciamo, dei tuoi progetti, quindi se hai una tournée teatrale piuttosto che concerti, e poi se puoi eventualmente per i nostri ascoltatori non so, dirci se hai un sito oppure dei CD che possono acquistare. Intanto con la pagina Facebook. Da quando esiste Facebook e quando faccio i concerti la gente, le persone mi chiedono il disco e così via, io che non sono interessato a questo tipo di mercato perché preferisco che la gente mi ascolti sia quando sono solo che quando sono con i cantanti, i musicisti del mio gruppo. La mia, ci chiamiamo Madri di Aldei. Bello. Dico di iscrivermi, di chiedermi l'amicizia su Facebook e dopo con la mail mando le canzoni gratuitamente e loro le ascoltano. Soprattutto per me è importante sia la musica che il testo, perché scrivo e quindi mando anche, diciamo, il testo, la poesia, i versi. Sì, sì, sì. Per il piacere di fare musica, però il progetto a questo punto ci tengo anche per fare pubblicità, siccome faccio anche cinema,
Io ho scritto una sceneggiatura ultimamente che con l'autorizzazione di Pino Caruso, l'ottuagenario siciliano conterraneo con il quale ho lavorato, e Lando Buzzanca, l'altro ottuagenario, stiamo grande. Appunto cercando di trovare dei fondi per fare il nostro film. Bello, bello. Ecco, se avrete bisogno di un attore, io sono qua, quindi mi contattate. Sì, e noi giriamo sia in Sicilia che qua nel Lazio. Ah, bene, vabbè, ma magari per me nel Lazio andrebbe meglio. Allora, adesso ringraziandoti, diciamo, di questo tuo intervento, noi pensavamo di far ascoltare una canzone di Tre Topolini. Ecco, perché questo titolo? Tre Topolini perché parte dal segreto manifesto, che sarebbe che il segreto non esiste se uno ha occhi per guardare il bello della vita, del mondo. Tre Topolini perché così ho immaginato di avere, quando c'è una sorpresa, no? Uno mette un vestito antico che è messo dentro l'armadio, lo prende, infila le mani in tasca. Beh, i topolini sono, diciamo, tre perché la metrica, ma anche trovi un topolino solo. E salti in aria, ma questo saltare in aria, questa sorpresa, ti porta a essere più desto, più sveglio, ecco, diciamo, è un modo per conquistare la nostra lucidità, ecco, che bene, bene. Il mondo di oggi ce la fa perdere. Allora, non perdiamo ancora momento da ascoltare, grazie, la tua canzone. Ti ringraziamo di questo intervento e grazie. Un saluto a te da parte nostra e di tutti gli ascoltatori. Ciao Vincenzo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Tre topolini in tasca stanno. Tre topolini in tasca stanno. Tre topolini in tasca stanno, 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 tre topolini in tasca stanno. Angelo, sì, molto, molto toccante. È toccante, profonda, sì. Veramente. Grazie per avermi fatto conoscere questo artista.
Grazie a lui che si è prestato, certo, anche per... Ricordiamo il nome? Vincenzo Termine. In diretta su Radio Frenote, quasi alla fine di questa puntata stupenda, la prima dopo la pausa estiva. Certo. Ma credo che...